Siete pronti per una nuova storia? Oggi leggeremo... Voglio entrare in una storia di paura! Ma no, non avere paura, vedrai che farà ridere! Va bene, ciao, a dopo! Ciao, piccolo mostro! Cosa vuoi fare oggi? Posso entrare in una storia? Certo! In che tipo di storia? Voglio entrare in una storia di paura! Una storia da ridere potrebbe essere più divertente. No e poi no! Non mi piace neanche un po'! Va bene! Potremmo far incominciare la storia in un bosco buio e spaventoso. Ottima idea! Sei pronto, piccolo mostro? Puoi scommetterci? Oh, mamma mia! Fa troppa paura? Forse sì! Allora, che ne diresti di una semplice casa abbandonata? Mi sembra meglio! Acciderboli! Troppo abbandonata? Un po', ma va bene. Ok, adesso succede una cosa che fa paura. Che cosa? Tu entri e all'improvviso compare un'orribile strega. Vado! Oh, per pacco! Preferiresti che comparisse qualcosa di diverso? Sostituiamo la strega? Magari! Che ne dici di un fantasma? Va bene, un fantasma! Oh, santa polpetta! Ferma! È troppo pauroso! Avevi detto che volevi entrare in una storia di paura. Lo so, però voglio entrare in una storia di paura dove io faccio paura. Vuoi essere tu quello spaventoso. Esatto. Va bene, allora sali lentamente al piano di sopra. Striscia fino alla porta e spaventa chi c'è dentro. Perfetto. Ora sì che mi diverto. Clicchi, 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 clicchi. Ho trovato la porta. Mi preparo a essere spaventoso. Aspetta un attimo. Chi c'è lì dentro? La strega. Cosa? Senti, e se cambiassimo la storia e la facessimo diventare da ridere? Va bene, piccolo mostro. Allora facciamo che lì dentro c'è solo uno scimmiottino piccolo piccolo. Lui è un suo amico. Fantastico! Questo sì che è meglio! Sarà divertentissimo! Spaventarlo sarà super facile! Stai scherzando, vero? Non vale! Il suo amico è mega gigante! Non avevi detto che volevi una storia da ridere? Sì, ma... Beh, se una scimmia mega gigante e uno scimmiottino piccolo piccolo si mettono a rincorrere un mostro, fa ridere, no? No e poi no, non mi piace neanche un po'! A meno che... A meno che? Che cosa? Piccolo mostro? Ehi, va tutto bene? Piccolo mostro, sei lì fuori? Il bosco è buio e spaventoso. Piccolo mostro, non è per niente divertente. Questo sì che faceva paura, piccolo mostro. Ed è stato anche molto divertente. Allora, domani posso entrare di nuovo in una storia? Ma avevate detto che non faceva paura. Per un pochino mi sono spaventato.
Ma dai, non devi spaventarti, che era una storia da ridere in realtà. Ok, ok. Ciao bambini, alla prossima. Ciao.